Benvenuti al mercatino giapponese. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti, benvenuti ancora una volta qui al mercatino giapponese. E quindi mercatino giapponese vuol dire anche cosplay. Oggi faremo qualche domanda e andiamo a vedere se i cosplayer tra di loro sono invidiosi. Andiamo subitissimo, ma ovviamente non prima che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo, che qua già vedo i primi cosplayer anche dopo Luca Comics, ma qua è sempre bello pieno. Come ti chiami? Davide. Lara, qual è il personaggio vostro? Io sono Yemiko di Genshin Impact. Di Genshin Impact, perché non va più di moda. Tu invece sei? Aiato, sempre di Genshin Impact. Di Genshin Impact. Senti, che voto daresti al tuo cosplay? Da 1 a 10 che voto daresti, obiettivamente? Guarda, allora, essendo che l'ho preso su un originale, un 7, dai. Un 7. Tu invece che voto daresti al tuo cosplay? Allora, diciamo che un po' l'ho fatto a mano, un po' 8 e mezzo 9. Voi invece commentate qua sotto che voto gli date a loro, ai loro cosplay. Sei Kakashi. Come ti chiami tu invece? GP. Allora senti, GP, oggi devi dare un voto il più cattivo possibile. Che voto daresti a loro da 1 a 10? E 2. Da 1 a 10, tutte e due? 2-2? 2-2, sì. 2-2. Invece al tuo cosplay che voto daresti da 1 a 10, obiettivamente? Allora, potevo farlo meglio perché potevo farmi un Chidori effettivo col fulmine, quindi mi do un 6 e mezzo 7. Mo vado a vedere qualche altro cosplay a rompere le palle. L'ultima fiera che hai partecipato è stata? Il Luca Comics. Grandi ragazzi, se ci siete stati anche voi a Luca Comics, commentate qua sotto nei commenti. Tu sei? Sono Tartaglia di Genshin Impact. Perché hai scelto il suo personaggio? Eh beh, a livello estetico è molto bello. Senti, datti un voto al tuo cosplay da 1 a 10, obiettivamente. Obiettivamente, allora, questo direi 10, perché è veramente, veramente bello. È una fan art fatta apposta per lui ed è veramente bello. E fatta, ragazzi, invece voi commentate qua sotto nei commenti, invece dimmi che voto tu daresti a questo cosplay. A lui, che voto daresti da 1 a 10? Cattiva, cattiva possibile. No, io direi un 9 e mezzo, è veramente bello. Se lo merita tutto. Chi sei tu? Alex, sto interpretando Blitz di Eluba Boss. Di che cosa? Vabbè ragazzi, lo conoscete, scrivete nei commenti, io sono ignorantone, sono. Senti, che voto daresti al tuo cosplay da 1 a 10? Obiettiva, eh. Allora, ci abbiamo anche la prima cornuta del video. Non ci avevo fatto caso, la prima cornuta c'è sempre. Quindi che voto ti dai da 1 a 10? 9 e mezzo. Voi invece ragazzi commentate qua sotto che voto li date da 1 a 10 alla cornuta. Diciamo, ti chiamo cornuta. Senti, invece tu che voto daresti da 1 a 10 a questo cosplay? 10, ovviamente. Se lo merita tutto, 10. Sì. Se lo merita. Tu come ti chiami? Francesco. Qual è il tuo personaggio? Penso che lo abbiamo capito, ma diccelo. It's a me, Mario. Mario. Senti Mario, che voto daresti al tuo cosplay, sinceramente? Che voto daresti? Boh, 6 e mezzo, perché è fatto molto, molto veloce e molto improvvisato il mio. Molto improvvisato. Invece dimmi una cosa, che voto tu daresti a questa cosplay? 7 e mezzo, hai fatto bene. Fatto bene, ci sta. Voi invece commentate qua sotto che voto li date sia a quella che abbiamo visto mo e anche a lui, a It's Me Mario. Come ti chiami? Sono Giulia, ma anche Maid Canna nel... Canna, si fuma le canne. Senti, che voto daresti al tuo cosplay da 1 a 10, sinceramente? 7 e mezzo. Voi invece che voto gli dareste a Canna da 1 a 10? Scrivetelo nei commenti. Senti Canna, invece tu che voto daresti a questo cosplay? Un
un 7 più ci sta, secondo me. Un 7 più ci sta, ci sta. Vabbè ragazzi, quindi è l'ultima fiera che hai partecipato è stato il mercatino giapponese. Sempre al mercato, tu solo qua vieni? No, ieri sono. Ieri, è vero, c'è stato anche sabato, prima di quel del mercatino giapponese, invece? Sono stata al Romix. Al Romix, però ragazzi scrivete nei commenti quindi dove siete stati nelle ultime fiere e soprattutto che voto gli date a loro, sia a Canna che a Mario. Charlotte. Charlotte, che personaggio è il tuo? È di un videogioco indie che si chiama Hello Charlotte e l'ho voluto portare perché è un fandom abbastanza sconosciuto e volevo anche cercare di riportare l'interesse verso questo tipo di giochi che sono sconosciuti ma anche molto belli. Che voto daresti al tuo cosplay da 1 a 10, sincera? Forse un 7, un 8. 7, 8. 7. Restiamo umili ragazzi, restiamo umili. Senti, invece tu che voto daresti a questo cosplay? Aspetta. Da 1 a 10 che voto gli daresti? Io gli darei un bel 8. Se lo merita? Sì, assolutamente. Se lo merita. Voi invece ragazzi commentate qua sotto che voto gli date da 1 a 10 a Charlotte, hai detto? Com'è che... Sì, Charlotte. Charlotte, mi raccomando, non fate gli stronzi. Sei, come ti chiami? Com'è il tuo personaggio? Dimmi un po'. Allora, il mio nome del personaggio è Cave. Io mi chiamo Kiki e vengo il personaggio Cave di Genshin Impact, che è un gioco. Perché non va più di moda Genshin Impact? Proprio non ne conosciamo nemmeno uno di Genshin Impact. No, senti, perché hai scelto sto cosplay? Perché devo dire che è un cosplay molto elaborato, con un sacco di dettagli molto carini, e penso sia un personaggio che può portare molto alla luce in una persona che fa cosplay. Ci sta, ci sta. Senti, sinceramente, che voto daresti al tuo cosplay da 1 a 10? Io al momento darei un 8, perché c'è sempre qualcosa da poter migliorare comunque, e una persona dovrebbe puntare sempre a quello. Bravo, umiltà, sei un 8. Invece dimmi un po', a questo cosplay tu che voto gli daresti da 1 a 10? Cattiva, proprio cattiva, la stronza deve essere. No, non è un cosplay appunto di quello che dici, oh mio Dio, è elaborato e quindi salta subito all'occhio, però la parrucca è molto carina, nella semplicità e nel complesso è molto carino, quindi comunque un 8 glielo do anche a lei. Un 8 ci sta, sì. Ci sta un 8, ci sta. Se invece se tu sei proprio da 1 a 10, l'8 non glielo puoi dare, che voto gli daresti invece? Se posso andare di mezzi, andrei sul 7,5. Sul 7,5, ci sta ragazzi. Voi invece votate qua sotto nei commenti da 1 a 10 che voto li date a Kiki, hai detto? Kiki. A Kiki, che non è quella di Dragon Ball, quella è un'altra cosa. Siamo con, come ti chiami e come si chiama il tuo personaggio? Io mi chiamo Elena e il mio personaggio si chiama Victor. Victor, abbiamo il secondo cornuto del video. Oh, abbiamo il secondo cornuto. Senti, quindi da dove è preso il tuo personaggio? Da un videogioco che si chiama Identity Five. Identity Five, e dove stanno i Identity Five? Dove li hai lasciati i denti? Eccoli i denti di Five. Senti, datti un voto da 1 a 10 al tuo cosplay, sincera, da 1 a 10. Un 8 e mezzo, dai. Un 8 e mezzo. Voi invece votate qua sotto nei commenti che voto gli date a come che si chiama? Elena. No, il personaggio tuo. Victor. A Victor, date un voto da Victor da 1 a 10. Senti, Victor, invece tu dimmi un voto da 1 a 10 a sto cosplay. Bello, cattivo devi essere, per lo stronzo. Anche lui 8 e mezzo. Sì. 8 e mezzo? Sì. Oh, no, otto o sette. Ci sta ragazzi, quindi votate qua sotto nei commenti. Noi invece ragazzi ci vediamo a un prossimo video, sempre qui al mercatino giapponese, se riesco a farlo, che è iniziato pure a piovere. A un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Salutiamo insieme Victor, 1, 2, 3, Shokari!